Gianmarco Tamburini. Sto bene, sono contento di essere qua, sono contento di aver iniziato la preparazione per quello che sarà un anno fantastico, l'anno olimpico, l'anno degli europei in casa di nuovo dopo tantissimo tempo, quindi non vedo l'ora di affrontare il 2024 e magari di riraccontarlo l'anno prossimo qui a Trento. Senti, a distanza di qualche giorno, mi racconti ancora l'emozione di questa medaglia ai mondiali? Stato onestamente un qualcosa di unico, perché chiudere il cerchio, quel mondiale che mi mancava, che avevo rincorso da tanto, dal 2015, il primo mondiale a Pechino, è stata la prima volta che provai a vincere e per altre 4 edizioni non sono riuscito mai neanche a salire sul podio. Sembrava quasi una maledizione quella mia con il mondiale. Riuscirci ora, quando comunque mi rendo conto che siamo arrivati quasi a fine carriera, no? Mancano qualche anno ancora, ma pochi. Riuscire a farlo dopo aver cambiato allenatore, quando gli interrogativi erano tantissimi, quando in molti non credevano più che magari dopo quella scelta sarebbe stato possibile vincere, sinceramente è un qualcosa che mi dà tanta speranza per l'anno prossimo e mi riempie di gioia per quello che ho fatto fino a Budapest. Si è reso conto, 3 anni, un oro olimpico, un oro mondiale, cioè una cosa veloce, hai fatto tutto, la gente che ti segue, una pressione addosso, ma tu continui ad essere la stessa persona. Ecco, come si fa ad avere questo equilibrio? Ma onestamente penso che guardare avanti sia la cosa che ti aiuti. Se ti fermi e guardi a quello che hai fatto, magari ti siedi e ti elogi da solo. Invece guardare i propri obiettivi, continuare a credere in quello che si vuole raggiungere, a lavorare, perché il lavoro ti rende umile, ti rende capace di raggiungere degli obiettivi, ma ti fa capire quanto bisogna impegnarsi per raggiungerli. E io ogni giorno dell'anno mi sento di dover dare qualcosina in più per battere delle persone che ritengo più forti di me, e quel giorno lì mi sento in qualche modo imbattibile, perché so di aver fatto tutto quello che posso, che potevo per raggiungere quell'obiettivo, e quindi il giorno dopo riparte la stessa storia. Dal giorno dopo mi risento di nuovo un passo indietro rispetto agli altri. Gli atleti giovani si rifanno molto alla tua determinazione, al tuo lavoro e alla tua voglia di arrivare, senza presunzione. Ecco, cosa dice ai ragazzi giovani che magari entrano già nelle squadre nazionali anche di tante discipline, come qui al Festival dello Sport, ormai questo è un evento che è straordinario. Ecco, cosa puoi dire di sincero, di profondo a loro che provano a inseguire una strada come la tua? Il mio consiglio è quello di ricordarsi sempre qual è il nostro sogno e qual è il nostro obiettivo, perché la vita ci mette sempre alla prova e ci dà sempre delle seconde vie, delle seconde strade che ci distolgono dal nostro obiettivo, ci mettono sempre delle alternative che però ci fanno cambiare via, e quindi ci allontaniamo dal cercare di raggiungere la nostra strada. Quindi ricordarsi sempre perché abbiamo iniziato, perché lo stiamo facendo e dove vogliamo arrivare ci aiuta a rimanere focalizzati e dentro i nostri binari, e non lasciatevi in qualche modo distrarre da quelle che sono le tentazioni della vita, perché la vita è piena di tentazioni e se si vuole raggiungere qualcosa bisogna evitare quelle tentazioni. Avanti a tutta, Gian. A tutta. Marco, mi ha detto che ieri a cena, di questo che si andrà fino alla fine. L'abbiamo detto dal giorno dopo Tokyo, l'abbiamo detto, ma non perché non sia stato bello quello che è stato fatto a Tokyo, anzi tutt'altro, perché è stato unico e vogliamo che rimanga unica quella medaglia d'oro, anzi quelle 2 medaglie d'oro vinte per la prima volta nella storia delle Olimpiadi. Non vogliamo che si ripeta questa storia, perché leverebbe la magia a quel giorno.